L'intelligenza artificiale. Che cos'è l'intelligenza artificiale? Adesso lo scopriamo insieme, perché potevo parlarvene io, ma non sarei arrivato ai tecnicismi che una persona che lavora nell'ambito può effettivamente aiutarci a raggiungere. E oggi ho sentito un ragazzo su Instagram e lui giustamente è uno giovanissimo studioso di intelligenza artificiale che sta in Svizzera, si chiama Giorgio Mannarini ed eccolo qui. Ciao Giorgio, buongiorno. Ciao Nicola, ciao. Volevo fare una battuta bruttissima, volevo dire buon Giorgio, però poi ho detto... giusto. Allora, raccontaci un attimo, tu studi a Losanna. Sì, allora io mi sono laureato in triennale al Politecnico di Bari, sì, in ingegneria informatica, e ora studio a Losanna. In realtà mi sono praticamente laureato fra un mesetto, e studio data science, quindi praticamente tutto il mondo che riguarda AI, intelligenza artificiale, machine learning, deep learning, ma anche analisi dei dati, eccetera, eccetera. Ok, quindi tutto quello che gira intorno un po' all'analisi dei dati vera e propria, che poi, allora, qui su questo canale si parla spesso di videogiochi, no? Quindi una volta che tu parli di analisi dei dati viene anche complesso da spiegare. Che cos'è l'analisi dei dati? È la possibilità di mettere in correlazione quello che succede all'interno di diversi contesti e trarne delle conclusioni che poi ti serviranno a migliorare effettivamente lo studio che stai facendo, il servizio che stai dando, eccetera. Quindi è una cosa molto semplice da spiegare, difficile da fare, perché i dati possono essere tanti, no? Parliamo di un videogioco, ad esempio. Quando vai a fare analisi dei videogiochi, devi calcolare effettivamente se un utente riesce a sorpassare un punto, quanto tempo ci mette, perché ha fatto quel percorso piuttosto che quell'altro, dove si gira, perché vuole premere una cosa che effettivamente tu non gli dici nemmeno di premere, perché si vuole buttare da un dirupo quando effettivamente nessuno lo dovrebbe fare. Cioè, tutte queste cose in correlazione ti fanno a migliorare effettivamente un servizio, migliorare un videogioco. Giusto? Sì, sì, sostanzialmente per esempio appunto la user experience, no? Quindi quello che l'utente fa, quello che non fa su un videogioco come su un sito web è importantissima e si viene assolutamente analizzata, no? Credo anche a livello di beta testing quello che si va a fare poi effettivamente è come la gente gioca quel gioco, perché fa quello, quanta difficoltà riscontra per esempio per un boss eccetera eccetera, e quindi andare a plasmare anche il videogioco su quelle che sono questi tipi di esperienze. Quindi sì, sicuramente è uno degli ambiti in cui viene fatto. La cosa bella, no, è che tu mi hai contattato quando abbiamo parlato su AllGen delle intelligenze artificiali. È una cosa che ho tirato fuori io, quindi sono colpevole sotto questo punto di vista, perché spesso parliamo della deficienza artificiale dei bot, no, all'interno di un contesto videoludico. Ecco, l'intelligenza artificiale, perché questi personaggi che poi dovrebbero accompagnarci durante il gameplay, questi personaggi non giocanti, però in effetti che ti devono dare delle quest, ti devono magari anche dare del filo da torcere se sono dei bot avversari, ecco, perché sono così ignoranti? Ma il concetto è che sostanzialmente loro sono programmati in maniera statica, cioè il termine intelligenza artificiale nei videogiochi è abusato, perché almeno a, diciamo, quanto ne so, in tutti i titoli AAA sostanzialmente nessuno va ad applicare quella che è l'intelligenza artificiale inteso a livello informatico, cioè loro sono programmati, hanno una serie di, leggono una serie di input dall'ambiente esterno che possono essere sia i comandi del giocatore, per esempio appunto Malenia in Elden Ring, tantissimo input reading, no? Di quello che il giocatore va a fare, quindi schiva. Però, oppure input provenienti dall'ambiente esterno. Però poi come reagiscono a questi input, questo è programmato in maniera statica. Cioè è sempre il discorso appunto che dicevate voi, se succede questo fai questo, se succede quest'altro fai quest'altro. Ora è chiaro che in questo caso si cerca di prevedere quelle che sono tutte le interazioni possibili del giocatore con quello che è l'ambiente di gioco.
però ci possono essere interazioni che poi non sono previste, e quindi questo va a rompere tutto quanto. Kingdom Come. Kingdom Come Deliverance. Esatto. Gli fai fare una cosa differente, non prevista, e mandi completamente in cascetta ogni cosa. Ed è quello che io mi diverto a fare, no? Da ex programmatore, sì. Qualche linea di codice magari la intravedi. È interessante il discorso che stavi affrontando sull'input reading, ovvero l'avversario che è di fronte sa, conosce le tue mosse, le schiva di conseguenza. Si muove... Sì. Se fai una cosa, ne fa un'altra. Se ti muovi da una parte, magari schiva dall'altra. Insomma, ecco, questa è una lettura un po' sgradevole. Se vai a rifletterci, dici, cazzo, ma questo mi vede esattamente le mosse che sto facendo in tempo reale. È un cheat a tutti, esatto, gli effetti. Cioè, non ci rendiamo conto che spesso i nostri avversari, ecco, nei videogiochi sono proprio dei cheater. Perché sostanzialmente sembra che ti leggano nel pensiero, ma in realtà sono solo estremamente veloci nel leggere quello che fai nello stesso momento in cui lo fai, con uno scarto di decimi di secondo, millesimi forse di secondo. Quindi sì, raccontaci un attimo, ecco, prima quando ci siamo parlati off camera, abbiamo parlato un po' di intelligenza artificiale, no? E mi hai fatto un discorso molto interessante legato all'apprendimento, perché effettivamente questi algoritmi riescono ad apprendere e si muovono di conseguenza. Secondo me potremmo affrontare, ecco, il caso delle reti neurali, perché spesso si sente parlare di reti neurali, però applicata al mondo dei videogiochi è complicato magari arrivarci. Raccontami che cosa sono le reti neurali e come potrebbero effettivamente evolvere il mondo del videogame. Allora, sostanzialmente una neural network, una rete neurale, è una struttura, no, che è capace di legarti un input ad un output. L'esempio che ti facevo prima, secondo me è l'esempio più calzante, cioè sì, tu hai appunto hai tante immagini, no, di cani e gatti, hai il label, quindi sai che questo è un cane, questo è un gatto, addestri questa rete neurale a capire come si fa a dire, data un'immagine, se questo è un cane o questo è un gatto. Sì. Quindi è un modello che ti crea una funzione matematica che ti va ad approssimare quello che è il legame fra il tuo input, quindi l'immagine, quindi i pixel, valori numerici, e il tuo output, non lo so, 0 per il cane e 1 per il gatto, sostanzialmente. E imparano sostanzialmente, quindi, questa funzione matematica, e imparano dagli errori, cioè nel senso che tu gli fai vedere tutti questi dati, all'inizio otterrai delle predizioni che sono spazzatura, però poi gli vai a dire, guarda che qui hai sbagliato, questo non è un cane, è un gatto, con 100% di confidenza, perché lo so, perché lo vedo io, essere umano, certo, poi è un gatto, no? Quindi la rete dice, ok, devo cambiare qualcosa, e alla fine hai un modello che ti va, si spera, questo è quello che sperano, no, chi le crea, generalizzare. Okay. Quindi va data un'immagine nuova, ti sa dire questo è un cane, questo è un gatto. Questo è un task stupido, perché un essere umano lo può fare, no? Cioè, nel senso, non, a che cosa ci serve? Però in realtà, applicato al mondo dei videogiochi, chiaramente la cosa può cambiare, nel senso, tu potresti avere un nemico che ti agisce in maniera più realistica, o un bot che, per esempio, non lo so, utilizza l'ambiente circostante a proprio vantaggio, no? Coperture, armi, anche, non lo so, esplode un barile, c'è del fumo, tu non vedi, no? Sì. Quindi il bot capisce che tu non vedi, si cerca di sfruttarlo al proprio vantaggio. Tutte queste cose, queste particolarità. Attualmente, in realtà, l'unica cosa che puoi fare all'interno di un videogioco per implementarle e programmarle staticamente, cioè dire al bot, o vedi che se c'è del fumo nel tuo campo visivo e il colore si trova lì, allora tu mettiti dietro, perché così magari non ti vede. È tutta meccanica, se vai a fare. Se succede questo, fai questo. Se, come dicevamo prima, se il giocatore si muove in avanti, tu schiva indietro. Quindi è tutta una questione meccanica, mentre la cosa interessante dell'intelligenza artificiale sarebbe allenare gli algoritmi, il bot, a dire
ok, il comportamento dei giocatori generalizzato, quindi non il singolo giocatore, ma N giocatori, come si usa dire in ambito programmativo, sentiamo, di programmazione, tutti si comportano in una certa maniera, quindi generalizzi, quindi sai il comportamento che effettivamente un tot di giocatori hanno davanti a un fumogeno, ad esempio, e ti muovi di conseguenza, sì, perché in quel caso tu generalizzi che cosa succede quando butti un fumogeno a terra, quando esiste questo fumo che effettivamente alcuni magari si muovono in avanti, alcuni si muovono indietro, alcuni fanno a destra, alcuni fanno a sinistra. Ecco, l'intelligenza artificiale che cosa fa? Estrae effettivamente un modello e si muove di conseguenza, giusto? Sì, sì, esatto. Cioè, a livello molto, come posso dire, ampio, sì, sostanzialmente sì. Ci sono degli studi molto interessanti di OpenAI, che è sostanzialmente la società che ha creato ChatGPT, sì, sul cosiddetto reinforcement learning. Cioè, il reinforcement learning è sostanzialmente un'altra branca dell'intelligenza artificiale, quello che ti ho descritto io prima, sì, in cui hai degli input con il label, è, diciamo, uno dei metodi con cui tu puoi addestrare un'intelligenza artificiale. Il reinforcement learning è un altro, molto famoso nei videogiochi, sostanzialmente, cioè si prende ad esempio proprio i videogiochi, in cui in pratica quello che succede è che, per esempio, tu devi addestrare un'intelligenza artificiale a risolverti Snake, quindi okay, deve cercare, no, di mangiare, eccetera, eccetera. Quello che fai è crei appunto questa rete neurale, crei questa intelligenza artificiale, la fai giocare a Snake migliaia di volte. Ogni volta che perde, è come quando un bambino tocca, non lo so, qualcosa di bollente, le dai un reward negativo, cioè gli vai a dire guarda che hai perso. Ogni volta che invece mangia una mela o si avvicina alla mela, le dai un reward positivo. E quindi l'intelligenza artificiale da questo capisce quello che dovrebbe fare. Oh, perché se sto andando verso il muro, no, mi tocca girare, devo girare, e devo girare in modo tale da non mangiarmi la coda, certo, per esempio, no? E questo è usato nei videogiochi, e cioè nel senso, i videogiochi sono presi a modello per farlo sostanzialmente, e potrebbe essere incluso nei videogiochi tradizionali, cioè quelli che poi il giocatore invece va effettivamente a giocare, per esempio appunto, ok, il giocatore ha quest'arma, no? Quindi è un'arma, non lo so, long range, uh-huh, allora mi serve trovare una copertura, oppure il giocatore ha, non lo so, utilizza, penso al The Ring, un determinato tipo di spada, eccetera, sì, eccetera. Si può cercare, no, di adattarsi sostanzialmente. Certo, e anche in quel caso è facile, cioè è più semplice a lato di programmazione creare qualcosa di meccanico. Ok, il giocatore ha scelto quest'arma, quindi il mio stile di combattimento cambia a seconda dell'arma. Il giocatore ha un'arma a lungo, a corto, io mi muovo di conseguenza, ma sono a un certo punto finite le cose che uno può programmare. Esatto. Cioè, il punto, esatto, della questione, cioè, che deve passare è proprio questo, che il programmatore può arrivare a un numero finito di interazioni. Nel momento in cui, sì, non prevede più l'interazione, o si rompe, oppure semplicemente, esatto, hai trovato come battere il sistema, ma forse anche in maniera più semplice di quello che normalmente sarebbe. Quindi l'intelligenza artificiale in quel caso si adatterebbe a seconda dei vari videogiocatori che va a combattere. Quindi quando diciamo, ecco, impara, tu crei un modello che non è più su un programmatore o un tot di programmatori. È un modello che tu gli metti davanti 10.000 utenti che ti vogliono combattere e impara da questi 10.000, esatto, dei set di combattimenti differenti. E quindi potenzialmente fa un lavoro che è 100, 200, 1.000, 10.000 volte più importante di un singolo programmatore o un team di programmatori. Sì, è chiaro che poi là devi anche... Allora, io credo che l'esempio sia, per esempio, PvE contro PvP. Sì. Cioè, un'intelligenza artificiale, poi alla fine ti troveresti come se stessi combattendo con un'altra persona reale che impara, come impari tu, a combattere, sostanzialmente, no?
Credo che però ovviamente poi bisogna dare dei constraint, cioè andare a restringere quello che poi un'intelligenza artificiale può fare. Questo perché? Perché la potenza di calcolo, cioè la velocità di elaborazione di un computer delle informazioni è molto più elevata rispetto alla velocità di elaborazione delle informazioni di un essere umano. Cioè il tempo che intercorre fra vedo questa cosa a schermo, premo un pulsante, certo, è molto maggiore rispetto a al computer, leggo questi input, faccio, do questo output. Quindi il rischio lì, lasciandola tra virgolette libera, incontrollata, libera, è che diventi imbattibile, cioè non la fai. E quindi ovviamente devi andare a dare dei constraint, cioè ci deve essere sempre, perché quel giocatore non si diverte, diventa una rage game. Mi viene da esatto, mi viene da dire però, ecco, quello che ho fatto io con ChatGPT, che non ho visto fare a nessuno, è facciamo un'avventura testuale, ok? Giochiamo con un'avventura testuale. E io lì volevo testare effettivamente i limiti, no? Quelli imposti dai programmatori, e i limiti di ChatGPT sono visibilissimi, ce lo vedi che proprio sbatti contro un muro a un certo punto. Ecco, si può fottere il sistema, io ho trovato il metodo, poi magari un domani lo racconterò, però ecco, lì diventa importante sottolineare che è sempre il programmatore che ha il coltello dalla parte del manico. Se a un certo punto si setta, no, la possibilità per l'intelligenza artificiale di dare un combattimento che sia soddisfacente, per esempio, no, parliamo di combattimento, di sparatoria, di quello che vogliamo, però diamo un'identità a questo bot e tale per cui gli diciamo: guarda che lo devi far divertire il videogiocatore, non è che lo devi uccidere immediatamente, devi fare in modo che uno scontro medio non duri un secondo, ma ne duri 60, ok? Quindi la bellezza poi, ecco, una volta che tu crei il modello di quello che deve essere l'intelligenza artificiale, potrebbe essere proprio regolare questa cosa. Tu sai che uno scontro deve finire in 60 secondi, ok? 60 secondi, esatto. Hai un set di roba che puoi far utilizzare, è lì che si scatena il divertimento. Sappiamo tutti quanti che l'intelligenza artificiale ragiona in maniera immediata rispetto all'essere umano, quindi è facilissimo fottere l'utente medio. Ecco, ma invece se studiamo un modello che, a seconda anche del grado di difficoltà, perché poi anche quello potrebbe incidere, però ti faccia divertire in un combattimento che magari piano piano diventa estenuante perché sì, ti porta sempre a un'asticella di più, no? Un'asticella di più, l'utente impara. Bot intelligenza si dovrebbe contenere a un certo punto, però ecco che lì il livello di gradimento e di soddisfazione potrebbe essere addirittura maggiore. Quindi sì, la domanda successiva è: perché sti programmatori non creano un modello basato su intelligenza artificiale? E secondo te lo faranno? Ci sarà un numero di anni, un numero di mesi, tali per cui magari se ne uscirà qualcuno con un publisher grande, perché potrebbe essere quello, con un modello a intelligenza artificiale nei videogame? Secondo me il concetto è che è estremamente complesso sotto alcuni punti di vista. In primo luogo, quello che dicevi tu prima è definire l'obiettivo. Cioè, una delle prime cose che tu fai quando crei un'intelligenza artificiale è definire quali sono i dati di input, che in un videogioco però è abbastanza semplice. Per un nemico può essere la posizione del giocatore, l'ambiente circostante, insomma, tutta la scena, no, in cui si svolge, certo, il combattimento, per esempio. Però qual è l'obiettivo? Cioè, l'obiettivo più semplice potrebbe essere ammazzalo, ammazza il giocatore. E però chiaramente lì poi, come dicevamo prima, diventa più un videogioco. Diventa rage game. Perché non sarei mai, esatto, non sarei mai così tanto veloce, cioè non, materialmente dopo un po' non ci arrivi, com'è qualità di essere umano, no? Sì, ma basta vedere anche su Takedown, basta la velocità, esatto, di risposta. Attraverso i muri ti sparano, muori. Sì, sostanzialmente sì. E
Quindi lì quello è uno, devi andare a fare fine tuning, cioè a cercare proprio nei minimi dettagli di andare a definire qual è il tuo obiettivo. Ottimizzare, no? Qual è l'obiettivo. Esatto, esatto. Perché sullo snake che ti dicevo prima è mangia la mela, evita di morire, è molto semplice. Nei videogiochi in cui c'è un'interazione con l'utente anche diventa più complicato. E poi in secondo luogo la tipologia di intelligenza artificiale, cioè io quello che ci vedo è proprio il reinforcement learning di cui ti parlavo prima, cioè trial and error, cioè l'intelligenza artificiale prova tante volte, no? Come dicevamo prima, contro 1.000-10.000 giocatori, e però questi 1.000-10.000 giocatori all'inizio giocheranno contro un boss che neanche si muove, cioè si butta a terra, fa ragdoll, non si capisce niente, no? Certo. Cioè, nel senso, prima di arrivare a raggiungere un livello figo, devi avercele 10.000 persone che ti fanno così, oppure crei un sistema di adversarial, cioè sostanzialmente metti, tra virgolette, due intelligenze artificiali a combattere fra loro, in modo tale che uno addestri l'altro. Questa è un'altra possibilità. Ci sono degli esempi di questo genere, per esempio si chiamano GAN, Generated Adversarial Network, in cui per esempio c'è una rete neurale che genera immagini fake e l'altra rete neurale che deve dire se l'immagine generata è fake o meno, in base anche a delle immagini reali che il programmatore le va a dare. E quindi una addestra l'altra, perché se la rete generativa è molto brava, sostanzialmente, significa che la rete avversaria impara da questi errori e così via. È un gioco sempre a salire, no? E in termini di anni, secondo te? In termini di anni, ma guarda, volendo si potrebbe fare anche adesso, cioè nel senso, io credo che sia più una questione economica, non una questione tecnologica. Cioè, conviene? Qual è la convenienza ad una casa di sviluppo nel fare questo? Cioè, fino a quando il mercato comunque va a lodare i videogiochi così come li conosciamo oggi, sì, chi è che poi va a rischiare così tanto? Beh, oggi che è sulla cresta dell'onda dell'intelligenza artificiale, chiunque ci si butti a pesce, secondo me, ha un riscontro mediatico veramente importante. Cioè, questo ne sono stra sicuro. Secondo me, punto numero due, in realtà potrebbe invece essere proprio dove mettiamo questa intelligenza artificiale. Perché all'interno di un videogioco, secondo me, non dovrebbe essere tutto basato sull'intelligenza artificiale, non ancora, poi fra 10-15 anni potrà, probabilmente saranno esclusivamente basati su quelli. Però in questo momento storico, se tu per esempio all'interno di un videogioco qualsiasi, no, GDR classico, ci metti un'intelligenza artificiale che è in grado di generarti delle storie e magari è il cantastorie, sì. Sarebbe fantastico. Sì. Non dico proprio generare quest visive, ma quello che ho fatto io con ChatGPT potrebbe essere tranquillamente inseribile, ma proprio a tempo zero, in qualsiasi videogioco GDR, dove c'è l'NPC che potrebbe anche leggerti le cose che scrive, sì, e poi ti dà una risposta multipla e tu scegli la risposta dove andare. Ma sarebbe una cosa talmente tanto personalizzabile, talmente tanto fuori dal coro, che farebbe assolutamente parlare di sé. Cioè, io questo intendo per inserimento di intelligenza artificiale. Quello assolutamente, secondo me sì, se la vai a definire come, ma anche le quest in realtà, cioè è possibile andare a creare magari accanto a quelle che sono magari la main quest, no? E quindi la storia principale è uguale per tutti, però magari lo sviluppo di alcuni personaggi secondari in base alle tue interazioni potrebbe essere governato dall'intelligenza artificiale. Sì, no? Immagini un MMO, sì, sostanzialmente, però in cui la storia di questo mondo in qualche modo viene plasmata dai giocatori e c'è questa intelligenza artificiale che quindi tiene conto delle azioni che i giocatori hanno fatto per darti una storia coerente. Sì. E si evolve nel tempo, no? Banalmente è quello che abbiamo fatto con Ultima Online decenni fa, cioè, creandoci un server avevamo impostato un background di quello che era il mondo, ma poi quello che succedeva era magari i tornei, il campione, ognuno aveva il suo background, quindi c'era il povero Cristo di turno che teneva conto della storia, e la storia negli anni è andata a crescere. Ecco,
con un'intelligenza artificiale si potrebbe fare tanto di più, tanto meglio, e sicuramente ci potrebbe essere anche un'evoluzione più interessante. Io trovo questo tipo di chiacchierata molto costruttiva, ma anche per magari qualche sviluppatore lì fuori in erba che si splasha tantissimo con l'intelligenza artificiale e magari crea qualche cosa. Mi hai detto che oggi la maggior parte dei modelli girano su Python come linguaggio di programmazione, vero? Sì, Python, e sostanzialmente ci sono alcune librerie che devi conoscere da data scientist, quindi Pandas, Scikit-learn, TensorFlow e PyTorch per creare reti neurali sostanzialmente. Però sì, Python. Ed è, io credo che sia anche abbastanza facile iniziare da soli, cioè nel senso non è così complesso. Ecco, allora dai uno spunto ai ragazzi lì fuori che magari stanno per iniziare programmazione o vogliono iniziare programmazione, come devono fare? Ah, secondo me prima di tutto devi iniziare, cioè prima di passare appunto alla data science devi iniziare un attimo a programmare tra virgolette cose normali, no? Cioè la classica, il classico informatico, no? E vabbè, qua ci sono tanti corsi online, cioè a buttare, ce ne sono infiniti, e io direi Python è il linguaggio più facile da con cui iniziare, per una serie di cose, perché diciamo non hai il problema di memory management, non hai il problema delle variabili tipizzate, è molto semplice, sembra di scrivere quasi come un essere umano quando scrivi in Python, no? Sì. E dopodiché c'è un crash course molto carino di Google sul machine learning, che parte dalle basi, proprio basi, gradient descent, quindi regressione lineare. Te lo ricordi? Crash Course ML Google, una cosa del genere, cioè comunque è il primo risultato, gratis, okay. Ovviamente, è molto carino per iniziare, e poi da lì, diciamo, credo che ti insegni qualcosina anche di TensorFlow, che è un framework per fare reti neurali vere e proprie. Machine learning sono modelli molto semplici, deep learning sono reti neurali, quindi è un po' più complicato. E poi da lì in realtà sta la tua immaginazione, un sì. Sito molto carino, con delle challenge, quindi una volta che si è diventati un po' più esperti, si chiama Kaggle, scritto Kaggle. Ok. E ti propone delle challenge, cioè ci sono tante challenge per data scientist, per creare appunto modelli predittivi per fare determinate cose, e alcune di queste challenge tra l'altro ti danno anche dei premi economici anche abbastanza consistenti. Sì. Cioè, okay. Nel senso, in teoria se sei fortissimo ci puoi vivere di queste cose, eh? Ah. Devi essere un pazzo, però ci puoi vivere. Praticamente tu crei modelli predittivi che poi altri useranno e quindi ti danno un premio economico. C'era una challenge di Two Sigma, che è una società di trading famosissima, e non mi ricordo qual era il premio, ma parlavamo di decine di migliaia. Ah. Se non forse, sì, decine di migliaia. Spartite fra i primi 2-3 per predire stock market in base a se ci azzecca ti conviene a tenertelo stretto la predizione di stock market. Vabbè, si apre tutto un altro discorso, però sostanzialmente in realtà credo il 70-80% delle trade attualmente sono automatizzate, cioè sono fatte con intelligenza artificiale, quindi... Allora, io vorrei chiudere dicendo che cosa fai tu, perché uno ti vede così giovane e dice vabbè, ma questo è un ragazzetto, cioè sei proprio giovane. E invece puoi raccontarci che cosa stai portando avanti con la startup? Allora, sostanzialmente, sì, come dicevo, mi sto laureando qui a Losanna, roba di qualche mese, e gli ultimi 6 mesi sto lavorando in questi ultimi sei mesi per una startup di un ospedale molto famoso di Ginevra. E sostanzialmente quello che loro hanno creato è questo stetoscopio elettronico. Lo stetoscopio è l'affarino che i dottori si mettono per ascoltare, no? I polmoni, il cuore, e loro hanno creato questo aggeggio elettronico che registra l'audio della respirazione dei pazienti, cioè si poggia dove si poggerebbe lo stetoscopio normale e registra. E quello che sto facendo io è creare dei modelli per predire da questi audio se un paziente ha una determinata patologia o meno. Per esempio pneumonia, bronchite, questi tipi di patologie.
Quindi stai facendo del bene al mondo, lo possiamo dire, se è una cosa di Sì, questo. no. Esatto, è molto interessante soprattutto perché col Covid abbiamo visto come poi l'ospedale possa diventare un luogo affollatissimo in brevissimo tempo e quindi tantissime terapie, tantissime diagnosi sono state rimandate e rimandate, spostando la medicina in casa, no, dei pazienti sostanzialmente, quindi questo pre-triage, effettivamente si può lasciare i medici liberi di concentrarsi su quello che poi è più E urgente soprattutto e quindi è esatto. accelerare magari diagnosi che prenderebbero giorni altrimenti, no? Quindi, bravissimo Giorgio, io ti ringrazio ancora. Speriamo che la chiacchierata vi sia piaciuta. Fateci sapere nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie Nicola, ciao.